appartenenti al movimento Iene Vegane hanno inscenato una protesta pacifica in Piemonte. Nella notte appena trascorsa hanno bloccato 3 camion pieni di animali davanti al mattatoio comunale di Bra, in provincia di Cuneo. Sono intervenuti i carabinieri che hanno controllato i documenti dei veicoli e dei conducenti e verificato certificazioni e condizioni degli animali. Un gruppo di attivisti ha anche seguito i camion che stavano facendo il ritorno agli allevamenti con il carico ancora vivo, con l'intenzione di localizzare le stalle, verificare le condizioni degli animali e accertarsi che non fossero lasciati sui mezzi senza acqua e cibo, ma sono stati invece bloccati dalle forze dell'ordine. Ci racconta com'è andata Alessandra Di Lenge, portavoce delle Iene Vegane. Sentiamo. All'arrivo del primo camion abbiamo deciso che avremmo bloccato per cercare di possibilmente salvare gli animali e vedere le condizioni di trasporto. E infatti ci siamo, diciamo, aggrappati a questo discorso qua, perché uno dei 3 camion che sono arrivati aveva delle condizioni di trasporto terribili. Al di là del fatto che è terribile tutto, che noi abbiamo scenato questa cosa, perché secondo noi non dovrebbero esistere mattatoi nel mondo, ma in particolare questo vitello era legato anche nei video e nelle foto con una corda fortissima e in pratica senza poter aprire il muro. Sono dovuti tornare indietro il camion, quindi comunque la giornata, chiamiamolo, di quello che loro chiamano lavoro, non gli è andata in porto. Sono dovuti tornare indietro e stiamo monitorando proprio le vicende di questo vitello per vedere se potrà veramente appunto essere sequestrato e salvato.